Hopkins e benvenuti in un nuovo video. Abbiamo un po' cambiato posizione, infatti sto a terra e voi vedete la parte bassa della libreria, quella che non vedete mai. Sto lasciando queste stupidaggini, mi dispiace se non sono stata attiva sul canale, però se mi seguite sui social sapete che in realtà non sono stata a Napoli, quindi non sono stata a casa mia, ma sono stata a Firenze, ho incontrato Cassandra Clare, sono stata a Paestum da Giada e ho fatto il primo bagno della mia estate, sostanzialmente dell'anno. Solo adesso sono tornata, ma lavoro dalla mattina alla sera, quindi capite bene che non ho tempo. E infatti è sera, l'unico momento in cui la mia camera non raggiunge le temperature del Montefato, sostanzialmente. Però oggi faremo il wrap up del mese di luglio, che è stato veramente bruttissimo. Un mese scarso, un mese in cui non ho letto una ceppa, perché causa reading slump, perché lo sapevo, raga, cioè la reading slump era lì dietro l'angolo, io me lo sentivo proprio, ho detto no, maggio e giugno sono stati mesi troppo pieni, troppo ricchi di letture. E infatti, e adesso vi farò vedere la miseria che ho letto durante questo splendido mese di luglio. Agendina alla mano per ricordarmi le cose che ho letto durante questo mese, perché io sono l'Alzheimer. Oh, non sapevo di aver letto questo libro, incredibile. Ok, il primo che ho letto è stato il secondo di Captive Prince, ovvero Princess Gambit. Questo libro qui ha avuto 5 stelline su Goodreads. Io non potevo, dopo Captive Prince, non leggere il secondo, infatti appunto è in inglese questo qui, perché in Italia uscirà a febbraio il secondo, e sì, e vai. Però insomma volevo sapere che cosa succedeva a Damien e Laurent, soprattutto dopo il finale di Captive Prince, che non era stato, cioè insomma, vabbè, per chi l'ha letto lo sa. E non mi ha assolutamente delusa, anzi la situazione qui si fa molto più complicata. Finalmente la storia d'amore ci sta. Mi ha ricordato, mi ha dato un po' le stesse vibes che mi diede all'epoca Akomaf. Non dico che non lo sto paragonando e quindi non sono allo stesso livello, perché Akomaf nessuno può raggiungerlo, però è stato molto molto simile, cioè le mie emozioni erano simili ed è stato bellissimo, perché la storia di Damien e Laurent è bellissima, e poi il finale di questo libro, io... What? What? Che cosa stai dicendo? E infatti ho letto il terzo, King's Rising, l'ultimo della saga, perché dopo quel finale non si poteva fare. Questo qui è sicuramente il mio libro preferito dell'intera saga, anche se Princess Gambit, cioè, non scherza. Anche a questo ho dato 5 stelline su 5, è stato un finale perfetto, è stato tutto perfetto in questo libro. C'è una crescita assurda di entrambi i protagonisti, Laurent lo riusciamo a vedere sotto una luce diversa. È stato bellissimo leggere la loro storia e quando l'ho terminato, a parte i pianti, ho sentito proprio un vuoto, perché mi mancano ancora, io vorrei rileggere tutta la saga di nuovo, perché è stato bellissimo. È rientrata sicuramente tra le mie saghe preferite, oltre a Akotar, perché è stata molto intensa, poi tutti gli intrighi politici, a parte la storia d'amore, ok? Però tutti gli intrighi, la lotta di potere che c'è dietro, i tradimenti, le bugie che si sono dette, le cose che si vengono scoperte, no vabbè raga, è stato troppo. Troppo. Ovviamente la scrittrice di Captive Prince ha pubblicato 3 novelle, io ho letto solo una, ovvero Summer Palace, che non so dove me la metto, però ve la metto, che è diciamo un po' l'epilogo di King's Rising, e anche quella si è presa 5 stelline perché il mio cuore non ce l'ho fatta proprio, ragazzi, è la perfezione, no? Ed è per questo che sono caduta in reading slump, perché non riuscivo a leggere nient'altro di altrettanto bello o comunque che mi catturasse in quel modo. Ma già che ho una summer challenge da portare a termine, che non, in realtà sta fallendo miseramente questa sfida, però vabbè, lasciamo stare, ho letto Hard Dark Duet, ovvero il secondo di The Savage Song, l'ultimo della saga di Victoria Schwab. A Dark Duet credo si è preso le 5 stelline su Goodreads, o 4 o 5, però è stato
meraviglioso, è stato bellissimo. L'ambientazione era molto più dark, molto più scura. Poi ritornare nei panni di August e nei panni di Kate è stato, non lo so, in realtà mi era mancato tantissimo. Tralasciando un po' l'ansia, la paura e i pianti, veramente, veramente i pianti che io mi sono fatta per questo libro. Finale quasi perfetto per la saga, anche se, boh, vabbè. Vabbè, io l'avrei fatto finire un po' in modo di... Non lo so, cioè sì, era perfetto, però... soffro. L'unica cosa che in realtà non mi è piaciuta, e che poi ho riscontrato un po' anche in A Conjuring of Light, che era l'ultimo di A Darker Shade of Magic, è che la Schwab ha questa cosa di non descrivere bene le guerre, che già io non riesco a figurarmele, cioè per me ci sono due tipi che utilizzano le spade e fanno oppure la magia, fire, blizzard, thunder e roba simile. Come se avesse, tra virgolette, arronzato il finale. Secondo me doveva approfondire un po' di più determinati aspetti. Però, tralasciando questo, che secondo me è proprio lei che fa così a prescindere in generale, mi è piaciuto tanto. Poi, finalmente, ho letto il secondo di Nine Stones, che è un fumetto di un'autrice, in realtà adesso autore, Samuel, italiano, che... ho amato, l'ho scoperta grazie a questo ragazzo che ho conosciuto al Comic Con, ve lo dissi, Luigi, e ho letto il primo e me ne ero innamorata. È uscito il secondo a giugno, fine giugno, ho detto ok, devo comprarlo e leggerlo. Questo dovrebbe porre fine alla prima trilogia, in realtà, a parte che mi ha spezzato il cuore, perché la sofferenza, quando mai no, però è stato molto più splatter del primo, cosa che ci è piaciuta. Poi delle rivelazioni, cioè finalmente ho collegato tutto più o meno. E il finale che mi ha lasciata what the fuck, are you kidding me? E poi il protagonista è un po' fuori di testa, no? Questi protagonisti tormentati a me piacciono sempre. Per concludere, ho letto Il racconto dell'ancella. Parliamone. Il racconto dell'ancella è uno stand alone. Dovrebbe essere della Atwood, non vorrei dire bagianate. Però è uscita la serie TV, me l'aveva consigliato Anita, e ho detto, ma sì, perché non dargli un'opportunità? Lo stile di scrittura mi piaceva, almeno dalle prime pagine, ho detto, ma sì! La storia sostanzialmente parla di questo mondo distopico dove alcune donne hanno perso la capacità di procreare, e quindi quelle che sono ancora capaci di procreare vengono prese e sfruttate solo per quello. Chiedetemi di più, perché in realtà io... non è che ci abbia capito granché. Ha avuto 3 stelline su Goodreads, perché poi alla fine la storia mi è pure piaciuta, perché era molto intensa, molto forte, a tratti cruda, e mi ha dato anche fastidio, perché ovviamente la donna viene vista praticamente come un oggetto, nient'altro, servi per questo, vengono trattate ovviamente malissimo, non hanno diritti, non hanno niente queste povere criste. Quindi storia ci stava. Quello che in realtà non mi è piaciuto è stato lo stile della scrittrice, perché sì, bello, è scritto bene, ma la punteggiatura a tratti, cioè, mi interrompeva troppo la lettura. Per esempio, vado in camera, virgola, prendo, virgola, questa maglietta, virgola, prendo quest'altra, virgola, cosa, cioè, capite, erano virgole, ta 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 ta, punti, ta 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 ta, cioè, oh, mi ha parecchio infastidita, perché non era scorrevole come lettura. A parte questo, l'ho trovato parecchio confusionario. Nel libro troviamo spesso dei flashback, ti rendi conto che sono flashback fino a quando non è troppo tardi, cioè, alla fine si capisce, perché ovviamente si capisce, però nella mia testa all'improvviso c'erano immagini che si sovrapponevano e non capivo se era reale, se non era reale. Ma anche la storia, cioè, ci sono queste cose dette o non dette, te lo dico ma non te lo dico, così. Allora, io odio queste cose, cioè, me lo devi buttare in faccia. Che cosa è successo? Queste donne perché hanno perso tutti i diritti? Perché si sono fatte sottomettere così tanto? Cioè, non c'è stata una sorta di ribellione, un qualcosa, no? E quello che però mi ha fatto proprio più arrabbiare è stato il finale, bruttissimo. Cioè, io non credo di aver letto un finale più brutto di quello, perché io già odio i finali aperti. Però ci sta pure il finale aperto. In realtà mi ha dato un po' l'impressione di, ma non so come farlo finire, ci butto questa cosa in mezzo. Quindi quando ho finito il libro ho detto, ah, e quindi, però probabilmente è un mio problema, perché poi è piaciuto a tutti, non che a me non sia piaciuto, però non l'ho trovato questo gran capolavoro. Io comunque vedere la serie TV, perché la storia mi interessa parecchio, e anche perché mi hanno detto che ci sarà una seconda stagione, il che vuol dire che non finirà a random come è finito il libro. Quindi niente ragazzi, il proprio finisce qui, perché non ho più niente da farvi vedere.
sono stata una persona molto brutta questo mese di luglio, però non fa niente, capita. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere se avete letto Captive Prince, se avete letto Il racconto dell'ancella e che cosa ve ne pare. Cioè sono l'unica a cui non è piaciuto, oppure effettivamente c'è qualcuno che la pensa come me. Vi ricordo anche che io sono affiliata con Amazon, quindi se acquistate dal link che c'è nell'info box giù in descrizione mi arriva una piccola commissione, così posso comprare nuovi libri e fare nuovi video, fare nuove recensioni. E adesso ci vediamo al prossimo video. Ciao pumpkins!